Anche in questo 2021 torna la magica candelata al Musrai. Sì, fortunatamente sì, siamo riusciti a farla anche quest'anno, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso con la pandemia in corso, e siamo riusciti a farla anche quest'anno, e quest'anno io credo che sia la manifestazione, la candelata, dove ci sarà più gente in assoluto. Numerose le candele che avete messo, quante sono circa? E presumo, credo che siamo, ne abbiamo comprate 3.000, penso che siamo sui 2.800 candeline, sì, sempre disseminate per tutto l'alpeggio del Musrai, sì. La Neve dell'Ammiraglio è sempre attiva, avete ricominciato con gli eventi e continuate anche con la manutenzione, con i cambiamenti qui all'alpeggio. Sì, nonostante siamo stati toccati duri dal fato, dove ci è mancato questo inverno un nostro carissimo amico e super mega collaboratore, è una figura non importante di più dell'associazione. Sì, comunque siamo riusciti a fare, ancora l'anno scorso abbiamo rifatto il tetto della baita, nello scorso autunno abbiamo costruito questo bivacco per poi poter andare a dormire, per dormire sopra un albero, e abbiamo anche costruito il bagno, quindi abbiamo anche i servizi igienici, sono stati degli sforzi importanti, però comunque siamo molto soddisfatti dei risultati fin qui ottenuti, sono stati molto eccezionali come risultati. Davvero una grande soddisfazione, però comunque i lavori continuano? Sì, i lavori continuano, fortunatamente. Spero che i lavori grossi, diciamo le grandi opere, siano terminate. Le altre sono tutte opere o comunque sistemazioni o mantenimento del luogo e dei manufatti già esistenti. E, si spera che non succeda niente di eccezionale, di particolare. E poi niente, si tratta di portare avanti comunque e mantenere comunque il luogo così com'è. Mi hai parlato del bivacco, quindi si può dormire guardando le stelle. Sì. Fortunatamente ci sono già state anche delle coppie e delle famigliole che hanno dormito qua. L'abbiamo inaugurato, diciamo, ad agosto, dopo aver fatto tutte le prove, le perizie, le cose della staticità, tutto a posto, nel senso che è a posto come struttura. Sì, da agosto hanno già dormito 4-5 coppie, e sì, il nostro obiettivo è quello comunque di affittarlo per chi volesse godersi di una notte sotto le stelle, non solo d'estate, perché comunque è bellissimo anche, anzi forse il cielo d'inverno o d'autunno è ancora più bello che quello d'estate, quindi uno può godere delle stelle cadenti o delle stelle, comunque del cielo stellato in qualsiasi momento. Diciamo che potrebbe essere un nostro fiore all'occhiello questo bivacco, perché non vogliamo chiamarlo casetta perché non stai neanche in piedi, perché è proprio un biposto, diciamo, no? Dove ci possono stare due persone, al massimo tre, neanche in piedi perché il punto è basso, è un bivacco, un rifugio per la notte, diciamo, per vedere le stelle di notte. Per avere informazioni? Per avere informazioni basta che contattiate la pagina del Musrai su Facebook, sì, Musrai Alpette, ci sono tutte le informazioni del caso.